Anche l'essere umano, come l'animale, ha la necessità di possedere un territorio, di governarlo, questo territorio, e di gestire le relazioni degli individui che gravitano all'interno del suo territorio, di difenderlo dalle minacce che possono essere percepite dall'individuo e di marcare il proprio territorio, ovvero di stabilire i confini che delimitano il proprio spazio vitale. Anche l'essere umano, come l'animale, è dotato di programmi biologici sensati che sono in qualche modo chiamati a rispondere per gestire tutte le qualità territoriali che sono insite nell'essere umano. E quando un individuo vive inaspettatamente una situazione tale per cui si sente invaso all'interno dei suoi spazi territoriali, cioè c'è qualcuno che in qualche modo è entrato nel suo territorio senza che l'individuo gli concedesse il permesso di farlo, allora attiviamo il programma relativo alla mucosa della vescica. La mucosa della vescica è una struttura organica che ha una derivazione embrionale ectodermica e quando siamo dentro in lotta a difendere i nostri confini, noi ulceriamo questa mucosa. Ed è un momento asintomatico ed è proprio lì che si inserisce il senso biologico, perché noi allarghiamo la mucosa delle vescica proprio per fare in modo di contenere più liquido, in questo caso l'urina, e avere più urina per poter marcare in maniera più efficace il nostro territorio, esattamente come farebbe un animale. Quando finalmente usciamo da questa dinamica conflittuale, allora si innesca il processo di soluzione, il processo di ripristino di questo epitelio che si è ulcerato. E allora ci sarà la comparsa di tutta quella serie di sintomi che vengono comunemente chiamati cistite. È in questo momento in cui noi manifestiamo sintomi del tipo bruciore, abbiamo la sensazione di dover urinare più volte al giorno, abbiamo addirittura anche un senso di pesantezza dell'uretra in alcuni casi. Tutti questi sintomi vanno a colorare il quadro della cistite. Quindi la cistite di fatto, da un punto di vista biologico, altro non è che la fase di riparazione di una situazione in cui quell'individuo precedentemente si è sentito di non riuscire a marcare il proprio territorio e quindi a stabilire definitivamente i propri confini. E mi viene in mente il caso di una bambina di 5 anni che manifestava la cistite tutte le volte che andava all'asilo, ma se la cistite rappresenta la fase di soluzione del programma fisiologico che attiviamo quando ci sentiamo appunto invasi nel nostro territorio, quella bambina non faceva l'invasione territoriale all'asilo, ma il problema era vissuto a casa.